Con la giornata dedicata a comunicazione, legalità e formazione, che ha visto ospiti il professor Nando Dalla Chiesa ed il giornalista Francesco Giorgino, si è conclusa con grande successo la terza edizione de Il Bello di Unicam, quattro giornate fortemente volute dal rettore Pettinari, dedicate non solo alla valorizzazione delle eccellenze dell'Università di Camerino, ma anche alla promozione dell'importanza della scienza nella ricerca scientifica, specificamente in questo particolare momento che stiamo vivendo. Mafie, economia e pandemia, prospettive di analisi, politiche di contrasto, è stato il tema della lezione tenuta dal professor Nando Dalla Chiesa, nel corso della quale ha illustrato l'effetto della pandemia sulle opportunità di affari delle organizzazioni mafiose e sulle politiche di contrasto necessarie. Nel suo intervento, il giornalista Francesco Giorgino ha trattato i temi della verità e della legalità dal punto di vista della sociologia della comunicazione. I rimedi nell'agire in deroga alle regole, ha concluso Giorgino, devono prevedere l'esigenza di un grande piano di investimento culturale e di formazione, ripartendo dall'intero sistema scolastico. Responsabilità e rispetto sono due temi fondamentali che devono essere potenziati anche dalle università. Un'edizione straordinaria. Straordinaria sicuramente sia per le tecnologie che abbiamo utilizzato per raccontare ciò che oggi di bello si fa in Italia, ciò che di bello si fa all'interno delle università, degli enti di ricerca, che cosa sta accadendo di bello nella nostra società civile, che cosa ci racconta di bello la stampa e la comunicazione. Sono stati 13 appuntamenti, 13 incontri con personalità di altissimo livello. E abbiamo toccato tanti temi, oggi alla luce di quello che è accaduto con il Covid, forse ancora più importanti per la nostra comunità. Dall'etica alla legalità, all'ambiente, ai nuovi materiali, alle risorse, all'energia, alla sostenibilità, tutti aspetti che noi stiamo coniugando all'interno del nostro Ateneo, anche con corsi di laurea innovativi. Il bello di Unicam ci ha restituito una realtà di cui l'Italia deve essere fiera e continueremo così, continueremo ad organizzare iniziative di questo tipo, mostrando a tutto il mondo che cosa l'Italia è in grado di fare.